Oggi parliamo delle opere incompiute. Ci vuoi raccontare un aneddoto della tua lunga attività professionale da giornalista di opere che non sono... Non so se lunga è un'offesa o meno, comunque vi racconto di quando mi invitò Storace all'inaugurazione della... Storace era? Presidente della Regione Lazio. E mi invitò all'inaugurazione della Frosinone Mare. Okay. Tutti in pompa magna andammo sotto Priverno per l'inaugurazione, perché era la Regione aveva ricevuto la consegna dei lavori. Ci presentammo lì, nastro, tutta autorità, elicotteri, bande musicali, eccetera, soltanto che la strada era abbrecciata. Quindi abbiamo inaugurato una strada bianca. L'unico che se ne accorse fu il presidente della provincia, Paride Martella, che più volte disse a Storace: guardate che stiamo a fare un errore. Ma nessuno gli diede retta, perché tanto Paride era Paride. Il risultato è che facemmo tutta questa cerimonia e la strada era assolutamente bianca. Iniziò ad essere utilizzata con l'asfalto un anno dopo, perché ci voleva un anno per mettere l'asfalto. È come se fosse stata messa la prima pietra, in effetti. Sì, nelle prime pietre poi di Zaccheo te ne potrei raccontare tante, ma non siamo mai arrivati alle seconde pietre, per cui fece un titolo: le pietre sole, perché c'era la prima pietra, la seconda non arrivò mai. Ma questi sono episodi che racconteremo altrimenti altrove. Alla prossima volta.